La definizione dice che l'apnea è uno sport in cui il subacqueo si lancia verso le profondità marine, trattenendo il respiro senza l'ausilio di alcun apparato che gli fornisca aria. È uno sport estremo che richiede una buona preparazione fisica, ma soprattutto un'ottima predisposizione mentale. Durante un'immersione si scendono parecchi metri sott'acqua. E se la propria mente non raggiunge uno stato di quiete, potrebbero verificarsi spiacevoli inconvenienti. Può essere prestanti fisicamente, eppure non essere capace a controllare e a incanalare la propria forza. Occorre un grande equilibrio, e l'equilibrio non è un valore prettamente fisico.
una volta che raggiungi l'autocontrollo, sei vigile e cosciente, ma al tempo stesso calmo e tranquillo. Quando scendi giù, in profondità, ti sembra che si chiuda un mondo sopra e se ne apre improvvisamente un altro. Sono solo una goccia in mezzo al mare e ne faccio parte. Anch'io sono acqua. Arrivo da un'isoletta del centro Italia. Pochi abitanti e poche aspirazioni. Qui i ragazzi della mia età o si sposano oppure decidono di partire per altri paesi dove ci sono più prospettive per il futuro. Io invece sono rimasto. Sono legato alla mia terra, al mio mare. Il mio obiettivo era stare il più tempo possibile sott'acqua. Solamente chi l'ha provato sa di cosa parlo. Tante ore al giorno e tanti giorni a settimana, solamente allenarmi. È attraverso lo sforzo fisico
che possiamo cambiare e trasformare noi stessi. Per me l'acqua è un mondo. Il mio mondo. In tutti questi anni ho avuto la fortuna di viaggiare. Ogni paese con la propria storia, le proprie usanze e il proprio credo. I viaggi ti costruiscono e ti fortificano. Distruggono le barriere della mente. Ed è solo in quel momento che ti accorgi che stai veramente iniziando a viaggiare.